Credo che la situazione sia quella tipica della coda della fase acuta dell'epidemia, cioè dove noi stiamo convivendo con il virus e dobbiamo imparare a conviverci sempre di più, tenendo conto che è una sorta di ospite indesiderato che vive silenziosamente con noi, ma che ogni tanto può riaffacciarsi, come ha citato giustamente lei, per la riaccensione di focolai più o meno prevedibili. E questo ovviamente da un lato richiede un'alta attenzione a tutte quelle che sono le misure di distanziamento sociale, di igiene personale, di uso della mascherina quando il distanziamento non è possibile mantenerlo. Dall'altro richiede, diciamo, un impegno delle regioni a monitorare attentamente i focolai, ma anche a inseguire i soggetti asintomatici. Sappiamo che c'è stata anche questa infelice uscita della responsabile della task force della Covid dell'OMS, parlando della bassissima probabilità degli asintomatici nel Del contagio. contagiare, mentre in realtà non è affatto così, come anche noi ieri abbiamo rilevato in una nota riportata le più recenti evidenze scientifiche. Cioè io credo che quello che il messaggio probabilmente è passato in maniera errata è che è come se dopo il 3 giugno fosse stata una sorta di festa della liberazione. È una fase di convivenza con il virus dove probabilmente noi non potremo per un bel po' di tempo fare tutto quello che facevamo prima, o meglio lo possiamo fare però mettendo in atto delle precauzioni di tipo sociale che servono proprio a evitare questa seconda ondata, sia dal punto di vista delle tempistiche sia dell'intensità. Ma questo deve essere agganciato a una strategia chiara del governo e delle regioni su tutta la faccenda del tracciamento dei casi, che tra l'altro vanno anche ad alimentare la famosa app Immuni, che ricordo, in assenza di una politica di tamponi estensiva, rischia di essere una scatola tecnologica vuota che di fatto non servirà praticamente a nulla. E analogamente, quando ci arriva il bip, ci deve essere un sistema di sorveglianza sanitario adeguato, altrimenti rischiamo che tutto questo serve a poco. È evidente che comportamenti individuali e strategie di politica sanitaria sono due delle determinanti per quel famoso rischio della seconda ondata. Poi ci sono gli aspetti, diciamo, intrinseci al virus, le famose mutazioni che al momento, diciamo, non sono documentate in maniera evidente nelle banche dati genetiche internazionali, la faccenda della stagionalità che, ribadisco, non significa maggiore sensibilità del virus al caldo, ma significa minore circolazione perché quando siamo più all'aperto ovviamente il virus si trasmette meno e anche le particelle, le goccioline che si depositano evaporano più velocemente. Cioè, noi non possiamo confidare solo su questa terza determinante, quella del virus, ma dobbiamo mantenere alta l'attenzione sia sanitaria sia individuale, altrimenti è evidente che da un punto di vista probabilistico il rischio della seconda ondata aumenta. Non è possibile stimare di quanto e quando avverrà dal punto di vista temporale, ma l'epidemiologia e i numeri, diciamo, non sono chiacchiere, diciamo, funzionano in questa maniera. Senta, però, lo diceva lei all'inizio, è anche un po' difficile, no? Ci vorrebbe un dispositivo di protezione anche per un po' di confusione che è stata fatta. Allora, prima le mascherine, solo quelle chirurgiche, poi tutte, poi la sciarpa, poi i guanti, sì, poi l'altro giorno l'OMS ha detto i guanti no, non servono a niente, anzi, peggio, peggiorano. E poi gli asintomatici, come ci ha ricordato lei. È oggettivamente difficile poi, no, orientarsi per il cittadino in tutti questi messaggi. Ma lei ha perfettamente ragione, però io tenderei a distinguere, diciamo, due macrocategorie di informazioni che disorientano: quelle patologiche, cioè che sono frutto di errori di comunicazione o di comunicazione che non contiene esattamente quello che è lo status attuale della ricerca scientifica. E poi invece cambi di rotta che sono conseguenti a quelle che invece sono nuove conquiste della scienza. Mi spiego meglio e faccio due esempi. La faccenda dei guanti ovviamente è coerente con quella che è tutta l'evoluzione della ricerca, perché di fatto si è scoperto che cosa? Che portando i guanti in comunità, soprattutto in quegli ambienti dove noi, per esempio, supermercati andiamo a toccare, voglio dire, i vari oggetti e poi inavvertitamente portiamo le mani al viso, è documentato che aumenta il rischio di infezione, quindi è meglio disinfettarsi le mani all'ingresso e all'uscita del supermercato piuttosto che portare i guanti. E quindi questa è un'evoluzione di quelle che sono le conoscenze. La faccenda degli asintomatici invece è stato un clamoroso errore di comunicazione, perché di fatto noi sappiamo, e questo è stato peraltro documentato proprio il 3 giugno, da questa importante revisione sistematica dei vari studi sui soggetti asintomatici, che ha incluso peraltro anche la coorte di Vo, quella che ha seguito il professor Crisanti,
che di fatto conclude che ci sono circa 40-45% di soggetti infetti che sono senza sintomi. Di questi poi un 10% svilupperanno i sintomi, quindi nella più pessimistica delle ipotesi, nella più conservativa delle ipotesi, circa un 30% dei soggetti contagiati sono asintomatici. Ma sappiamo anche che questi soggetti hanno una carica virale simile a quella dei soggetti con sintomi e possono trasmettere il virus per 14 giorni. Quindi io tenderei, diciamo, un po' a distinguere quelle che sono l'evoluzione delle comunicazioni che seguono i risultati della scienza da quelli che invece sono, diciamo, degli errori di comunicazione che non seguono in maniera lineare le evidenze scientifiche. Anche sulle mascherine, perché c'è stata questa confusione? Perché all'inizio le mascherine chirurgiche non venivano raccomandate in quanto dispositivi di protezione individuale inadeguati. Poi la campagna Mask for All, cioè mascherine per tutti, da che cosa è venuta fuori? Dalla mascherina come mezzo di protezione per gli altri, cioè la mia mascherina protegge te e la tua mascherina protegge me. Cioè se tutti portiamo una mascherina la circolazione del virus si riduce perché c'è il cosiddetto controllo alla sorgente. Ma ribadisco, anche questo è stato un'evoluzione della ricerca e della scienza. Purtroppo a fronte di un virus nuovo le conoscenze che riguardano i virus vecchi e già conosciuti non sono sempre applicabili. Tanto si chiamano proprio evidenze estrapolate da ricerche precedenti. Poi man mano che si conquistano. Aspetti che Salvatore vuol farle una domanda. No, sì, certo, con piacere. No, mi scusi, però il punto è che secondo me ci sono anche, per esempio, quella sui guanti, che io poi non sono un esperto, quindi al supermercato mi dicono di mettermi i guanti e metto i guanti. C'è stato anche, voglio dire, anche da parte dell'istituzione una sollecitazione da questo punto di vista. Però ieri che è uscita questa notizia, insomma, documentandomi, l'OMS il 9 marzo, quindi il giorno della zona rossa, sì, il giorno del lockdown, il giorno prima, l'OMS diceva non usate i guanti perché fanno peggio rispetto alla diffusione, piuttosto lavatevi le mani. Noi siamo stati 2 mesi di quarantena più 1 mese di parziale riapertura, con una grandissima sollecitazione anche delle istituzioni e della comunità scientifica all'uso di guanti e mascherina, non si trovano i guanti, non si trovano le mascherine, dove le prendiamo? L'OMS l'ha detto, adesso per quanto sia attendibile, io non voglio scendere, diciamo, nel dibattito scientifico perché non ne sono in grado, però l'istituzione mondiale della sanità il 9 marzo diceva non usate i guanti che fanno peggio, lavatevi le mani. Per cui, tornando a quello che diceva Gaia, secondo me c'è stata una parte di contributo, diciamo, della comunità scientifica e delle diverse opinioni anche su dati di fatto assodati. Insomma, i guanti fanno male, lo sappiamo dal 9 marzo, ci fanno peggio, lo sappiamo dal 9 marzo, ce ne iniziamo ad accorgere oggi e fino che toglieranno i guanti dall'ultimo supermercato, secondo me arriveremo a settembre, non prima, cioè continueeranno a darti. Allora, io devo andare in pubblicità. Era un'osservazione. Sì, assolutamente. Noi andiamo a lavarci le mani, sì. Torniamo in un ospedale.